A Zemallandia c'è chi ha voglia di cantare, chi preferisce tacere e ascoltare, chi, come Pasquale Casillo, dopo un anno di polemica assenza, ha voglia di chiacchierare con tutti e chi, come al solito, non ha voglia di parlare con nessuno. Ma c'è anche chi si arrabbia se si parla troppo della stessa cosa. Che Inter sarà quella di quest'anno? L'Inter operaia di Manicone e Totò Schillaci, in gol e in evidenza anche a Foggia come a Madrid? O l'Inter dei costosissimi tulipani di importazione, Bergkamp e Jonk, che finora forse hanno fatto più polemiche che altro? Dopo l'esame Zeman, Bagnoli non accetta l'interrogativo, senza sapere che in pressing è pronto Sandro Ciotti. Ma io non voglio toccare quei tasti qua di John, che io ho 20 giocatori, quando ti mando in campo 11, mando in campo 11, basta, chiuso, perché abbiamo già fatto tante chiacchiere questi 15 giorni, perciò è meglio. Ma Bagnoli non vuol parlare delle prestazioni individuali, come se non fosse la loro somma a determinare il valore di quella collettiva, e forse avrà anche le sue buone ragioni, ma dei singoli parleremo allora a questo punto noi. Per dire che l'artigiano Manicone allo stato attuale delle cose è sicuramente più utile dei due fuoriclasse olandesi, Jonk e Bergkamp. Il primo perde 4 tecche su 5, tira in porta da distanza siderali e soprattutto non si offre quasi mai al disimpegno del portatore di palla. Il secondo sarà un fuoriclasse ma è anche un fuoriruolo, cioè un tipo che se va bene ti fa vincere la partita e se va male la giochi in 10. E forse proprio per questo nella ripresa con il Foggia appunto in 10, anche l'Inter ha dato l'impressione di essere in 10. E forse farebbe bene a chiedersi se il merito sia stato esclusivamente di Zeman. 11 contro 11 fa 0-0 per 43 minuti che mettono in evidenza l'Inter descritta da Ciotti e il Foggia disegnato da Zeman con le solite geometrie, ma senza il solito compasso, Andrea Seno, infortunato. Anche per questo non è lo stesso Foggia ammirato all'Olimpico, meno accelerazioni sulle fasce, comunque ben presidiate, meno palloni giocabili per la punta centrale del tridente rossonero, Cappellini. Nel complesso si gioca molto e bene a centrocampo, dove si danno da fare da una parte Di Biagio e Stroppa e dall'altra Manicone e Berti. Quando Schillaci conferma una volta di più di essere in forma mondiale, Caini e l'arbitro Cesari rompono gli equilibri. Il primo non si accorge di essere l'ultimo uomo, il secondo sostiene di sì con il cartellino rosso. Due minuti dopo Totò colpisce ancora, anzi bene, tanto bene che per Mancini non c'è che da guardare. In avvio di ripresa Colivano e Nicoli lasciano a riposo negli spogliatoi De Vincenzo e Cappellini. Secondo Bagnoli ci rimane inspiegabilmente anche la voglia di vincere dell'Inter, ma fatto sta che pur con un uomo in meno il Foggia dimostra una marcia in più, come quella che Zenga sfodera sotto gli occhi di Arrigo Sacchi per andare a togliere dal 7 una magistrale punizione di Stroppa. Il portiere dell'Inter sembra quasi pentito poco dopo quando esce malissimo su Bresciani, ma c'è chi alle spalle ci mette una pezza. Un'altra, secondo il popolo di Zemanlandia, la regala Cesari quando archivia questa caduta di Colivano in area con il cartellino della simulazione. Zuccalà ci dirà. C'è invece forse poco da dire sul fallo di Shalimov su Nicoli e il rigore che consente a Di Biagio di pareggiare ad un quarto d'ora dalla fine, ineccepibile quanto la trasformazione dagli 11 metri. Il patron del Foggia, Pasquale Casillo, è tanto contento che al microfono di Franco Strippoli conferma il promesso premio Scudetto. Zeman però non è d'accordo. Abbiamo scherzato, però vedendo la squadra oggi, giocando in 10, una squadra che va per leader da Scudetto, le due o tre squadre che già sono state indicate come forti, noi non abbiamo fatto brutta figura. Comunque una squadra che preoccuperà parecchie squadre. No, non è che mi sarei arrabbiato, io mi sarei arrabbiato che penso che la società non ha comunicato niente, sono uscite certe cifre che non stanno né in cielo né in terra. Il nuovo discorso di richiamare l'attenzione su quello che si pubblica bisogna che si prenda da qualche fonte. Anche perché magari non è d'accordo con la cifra, non bastano 100 milioni per lo scudetto. No, anche perché quando se ne è parlato non erano 100 milioni, no, la cifra così buttata non esiste.